Dai ragazzi, dai, 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 di cuore, meritata, voluta dal primo all'ultimo minuto. Finalmente, ragazzi, riusciamo a prenderci 3 punti fondamentali contro il Bari. Ragazzi, ma fatemi dire quanto godo. Bari, ma quanto godo, mamma mia. Bari, ragazzi, che era quarto in classifica, rimane ovviamente quarto, però ragazzi, noi per adesso siamo in zona playoff. Siamo in zona playoff, ragazzi. Ovviamente però bisogna aspettare il Cagliari che gioca, giocherà domani. Idem il Parma. Idem, anzi no, il Brescia non ci può superare, però Cagliari e Parma che in caso di vittoria ci supererebbero. Però ragazzi, per adesso noi ci prendiamo il nostro bellissimo ottavo posto, che sarebbero comunque playoff. Però ragazzi, che dire? Che dire? Non voglio spendermi in chiacchiere. Ovviamente ragazzi, lasciate un bel like, soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Allora, partiamo col dire ragazzi che Segre, veramente un'ottima partita. Veramente un'ottima partita, mi è piaciuto tantissimo. Idem per Nedelsiharu, sempre ottimo in porta. Idem per Pigliacelli. Ragazzi, a me è un giocatore che continua veramente a non piacere. Sarò, non lo so, sarò, magari andrò controcorrente. Però fatemi sapere voi qui sotto, magari nei commenti, cosa ne pensate. Ma Di Mariano, ragazzi. Cioè, Marconi, col gol che ha fatto questa sera, forse ha più gol di Di Mariano in campionato. Forse. Ragazzi, Di Mariano mai nel vivo nel gioco, non mi piace, ragazzi. Quando punta non c'è mai una volta, forse su 20 volte che tenta di dribbling in una partita gliene riesce uno, due, e sono anche troppi, e sono anche troppi. Però ragazzi, cioè, il fatto è che noi spesso creiamo, ma non riusciamo mai a, diciamo, a segnare quanto le azioni che creiamo. E spesso in un campionato come in una Serie B, che come quest'anno penso sia la più difficile degli ultimi 20-30 anni, perché ragazzi ci sono squadre di livello top in questa Serie B. Però ragazzi, ripeto, quando ti ritrovi in un campionato così equilibrato, non puoi andare a sprecare troppe occasioni. Infatti in altre partite quanti punti ci sono costati, quanti pareggi, perché ragazzi, quanti ne abbiamo pareggiati in questo campionato? Veramente veramente tanti, ne abbiamo pareggiati esattamente 7 ragazzi. Cioè abbiamo vinto 7, pareggiate 7 e perse 7. Per farvi capire comunque, lasciando stare le sconfitte, perché quando abbiamo preso determinate sconfitte, secondo me ce lo meritavamo anche. Però ragazzi, certe volte i pareggi ci siamo presi per tantissime partite in cui spesso non riusciamo mai a concretizzare. Per fortuna stasera, diciamo, ci salva le ciappette Marconi all'82esimo. Praticamente ragazzi, una rovesciata che doveva fare Tutino, che è proprio praticamente la liscia. Successivamente, dopo il liscio in rovesciata di Tutino, arriva Marconi che si avventa per primo sul pallone, diciamo vagante in aria, e fulmina Caprile. Caprile, ragazzi, portiere del Bari. Ma ti giuro quanto godo. Che dirà? Che dirà? Tu che parli tanto, che dirà? Perché mi sa che tu sei troppo bravo a parlare. Dovresti stare un po' zitto. Dovresti stare un po' zitto, che dirà? Parli troppo. Parli troppo, parli troppo, parli troppo, che dirà? Brunori, che dirà? Chissà chi è più forte? Chissà chi è più forte tra Brunori e che dirà? Non lo so, intanto che dirà, tu te ne stai oggi bello a casa, te ne stai bello zitto, espulso, la prossima giornata la salti e ti metti un bel tappo, perché mi sa che parli un po' troppo, che dirà? Parli un po' troppo, parli un po' troppo. Ragazzi, doppio giallo per che dirà? Che godo veramente, ti giuro ragazzi, non potete capire quanto io posso veramente godere. Perché praticamente su un contatto con Saric, che dirà, ha allargato un po' troppo il braccio e di conseguenza, che dirà, che era già stato ammonito, si prende il secondo giallo e di conseguenza ragazzi viene espulso e salterà la prossima giornata. Ovviamente ragazzi, diciamo che c'è stato un momento della partita, intorno all'87esimo, dove gli animi si sono un po' scaldati, l'arbitro ha dovuto mettere, diciamo, un po' tranquillità, dando un po' di cartelli gialli perché la situazione stava un po' degenerando. Da lì poi anche che dire ragazzi, che secondo me, diciamo che poco di involontario, aveva poco veramente quel contatto con Saric. Ci godo che si sia preso il tuo secondo giallo. Ragazzi, vittoria importantissima, mi dispiace tantissimo ragazzi che in quest'ultimo periodo non ho portato contenuti con il Palermo, come ho già detto per l'Inter, non ho DAZN per adesso e di conseguenza vedo il Palermo come posso. Comunque, fatemi sapere ragazzi voi qui sotto cosa ne pensate di questa prestazione del Palermo, soprattutto dell'importanza che hanno questi 3 punti, che sono no importanti, di più, 3 punti che per adesso ci proiettano in zona playoff. Io l'ho detto ragazzi, l'ho detto all'inizio campionato, per me il Palermo quest'anno arriverà a metà classifica. Però, comincio un po' a crederci, comincio un po' a crederci. Poi ragazzi, i playoff saranno difficili, però l'anno scorso già una bella impresa, una mini impresa l'abbiamo fatta, siamo in grado di fare le imprese. Sicuramente sarebbe ovviamente molto più difficile, però io ci credo. Sicuramente ci credo un po' di più rispetto all'inizio del campionato. Però
Fatemi sapere, ragazzi, voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Se secondo voi il Palermo ha tutte le carte in tavola per qualificarsi ai playoff, o se secondo voi sicuramente è stata una vittoria così a caso e che di conseguenza poi scenderà per quanto riguarda le posizioni in classifica. Io vi ricordo, come sempre, ragazzi, di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E ci vediamo con un prossimo video. Bella, ragazzi, e sempre Forza Palermo.